Guardi, dobbiamo guardare ai numeri nella valutazione dell'andamento della campagna di vaccinazione. L'Italia di per sé è in linea con la media dell'Unione Europea. Il numero di dosi somministrate in rapporto alla popolazione è 13,28% da noi, 13,25% dell'Unione Europea. Il problema è duplice, che l'Europa è in ritardo rispetto al Regno Unito e agli Stati Uniti, che hanno numeri ben superiori. E credo che questo sia un problema da affrontare il più rapidamente possibile, magari evitando guerre per i vaccini, ma accelerando il più possibile la campagna. E il secondo problema in Italia, che è piuttosto grave, è il grande divario regione per regione. E allora qui, al di là della la Lombardia, è un caso disperato, è un casino totale, gente spedita a 50 km di distanza, prenotazioni che non partono, sms che non arrivano, lì siamo veramente a livelli di inefficienza clamorosi, però ci sono anche altre regioni che sono oggettivamente in difficoltà. E a me non importa quale sia il colore politico di quelle regioni, è giusto che lo Stato intervenga con funzione di supporto e, se necessario, commissariando. Il commissariamento non può essere un tabù, è in gioco la salute dei cittadini, è in gioco la campagna di vaccinazione, che è la strada maestra anche per la ripartenza dell'economia. Non possiamo permetterci le inefficienze che abbiamo visto finora. Quindi commissariare le regioni inadempienti, questa è la sua richiesta? Intervenire con funzione di aiuto se necessario, sì. E penso che sia stupido che la regione Lombardia rifiuti pregiudizialmente il supporto dello Stato centrale, e se necessario commissariare. E su Gianni, la decisione di vaccinare prima gli avvocati, insomma, prima categorie professionali che non gli ottantenni? Guardi, anche dal punto di vista delle scelte delle categorie da vaccinare, credo che sia necessario riportare ordine e stabilire a livello nazionale i criteri da utilizzare. Sono anch'io d'accordo che il passaggio alle fasce d'età probabilmente è la soluzione più razionale. Vado dal professor Battiston, perché a questo punto...